E ora spazio alla natura. Spazio a natura immacolata tra mare, monti e specchi d'acqua, ma soprattutto spazio a scorci agresti del mondo rurale, teatro delle fatiche contadine. A esporre oltre 90 opere che rappresentano le bellezze paesaggistiche del nostro paese è la mostra Paesaggi possibili a Lecco, a Palazzo delle Paure e a Villa Manzoni, visitabile fino al 21 novembre. La mostra lecchese parte con il romanticismo e il naturalismo di metà Ottocento, corrente nella quale si distinse Fontanesi, direttamente ispirato dal primo vero pittore en plein air, il francese Courbet. Solo dalla metà dell'Ottocento il paesaggio assume un ruolo indipendente e diventa soggetto autonomo per i pittori. Nascono così, soprattutto in Francia, le correnti artistiche che raffigurano la natura in tutte le sue parti. Poi, in più sale, il giusto tributo ai macchiaioli, sublimi nel rappresentare la campagna toscana. In Toscana nasce il movimento dei macchiaioli, che seguendo i naturalisti francesi dipingono la natura dal vivo. Questi quadri di Telemaco Signorini, il più importante tra i macchiaioli, rappresentano un esempio ben riuscito della pittura en plein air, cioè direttamente all'aria aperta. Le opere continuano tra simbolismo e impressionismo italiano, disposte secondo la regione di appartenenza dell'artista. Il tributo finale è alle avanguardie con dipinti famosi di grandi pittori del Novecento, dai paesaggi urbani come il tram di Sironi, a nature morte come la natura marina con funghi e pomodori di De Pisis, per finire con tipologie astratte come il motivo di paesaggio di Balla o il concetto spaziale di Fontana.